Gesù si è fatto vivo per la prima volta nella mia vita, veramente vivo. Ed ho compreso più a fondo il Vangelo perché condividiamo Gesù in piccoli gruppi e parliamo liberamente di Lui come non abbiamo fatto mai. Quello che si cerca è proprio di avere una comunione anche di vita, di quotidianità, per cui diventa anche più facile appunto la condivisione, perché si vive più o meno con la stessa età, gli stessi problemi, le stesse gioie. Ogni cellula è una piccola comunità, ma una comunità tesa alla moltiplicazione. Molte persone si sentono perse nella grande chiesa o non hanno più legami con la comunità cristiana. Allora le cellule costituiscono un modo straordinario di riunire dei piccoli gruppi a casa per riscoprire la fede o approfondirla a seconda del caso e poi tranquillamente trovare il proprio posto all'interno della chiesa. Scoprire la fede o forse riscoprirla fino a sperimentare che la fede si rafforza donandola. È questa la sfida a cui le cellule parrocchiali di evangelizzazione vogliono rispondere. Per questo propongono incontri di gruppo per vivere un rapporto più personale con Cristo, perché è Lui che ci cambia, insegnandoci ad essere Suoi discepoli per diventare ardenti evangelizzatori. Una cellula è di piccole dimensioni, generalmente è costituita da 6 a 12 membri. Si tratta di una comunità intermedia tra la persona e la Chiesa, o meglio tra la piccola comunità della famiglia Chiesa domestica e la grande comunità della parrocchia. A differenza di tutte le comunità che in fondo sono aggregazioni di popolo di Dio che vive con lo stesso stile di vita, con le stesse prospettive, con la stessa preghiera, le cellule sono destinate a morire. Perché quando la cellula si ingrossa, si moltiplica in due. E perciò non c'è più la stessa comunità di prima, ne nasce un'altra. Sono due comunità nuove e quelle due sono destinate poi a moltiplicarsi, diventeranno quattro, i quattro diventeranno otto, via via via. Mi chiamo Laurence Perrodon, sono entrata nelle cellule nate a Fontainebleau per iniziativa del parroco, perché sentivo il bisogno di evangelizzare. Per me stare nelle cellule significa vivere la vita di Dio e condividerla e andare a cercare coloro che sono lontani da Lui. Sono Yolanda Martinez, sono entrata in una cellula perché vivevo una vita di peccato, convivevo col mio fidanzato e grazie alla cellula mi sono convertita. La cellula per me rappresenta un miracolo del Signore che mi ha fatto imparare a perdonare i fratelli. Sono Luca Gregorio, sono entrata in cellula grazie a un mio amico e in cellula ho scoperto la gioia quotidiana di stare con Gesù. Nel febbraio 2009, incontrandosi con il clero a Roma, Benedetto XVI ha detto che bisognerebbe creare come delle anticamere nelle nostre parrocchie, dei luoghi dove si va a condividere la parola, dove si va ad imparare serenamente a crescere insieme. E io trovo che sia questa la grazia delle cellule parrocchiali, quella cioè di essere a dimensione umana, di offrire dei legami di fraternità e di condivisione che permettono la crescita, il sostegno, l'accompagnamento. Ci si accompagna gli uni gli altri, si cresce insieme, è qualcosa che manca ancora nella nostra Chiesa. Il processo di evangelizzazione personalizzata proposto dalle cellule parrocchiali sollecita a vivere la missione cristiana all'interno della propria esperienza quotidiana, in quello che i membri chiamano oikos. Ciò risponde anche all'appello di Gesù e strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Non si tratta di andare ad evangelizzare, ma di evangelizzare mentre si va, strada facendo, ossia lungo il cammino della propria vita di tutti i giorni. L'oikos sono le persone che noi incontriamo tutti i giorni, con le quali noi abbiamo delle relazioni abituali, che fanno parte della nostra vita, sono la nostra famiglia, i nostri parenti, gli amici, i compagni di scuola o di lavoro, gli amici del tempo libero.
L'oikos deve diventare l'oggetto della nostra evangelizzazione. Penso che il Vangelo debba essere irradiato e testimoniato nella vita di tutti i giorni. Se non lo si fa lì, scordiamocelo allora di poterlo fare altrove. Non è necessario avere dei fantastici predicatori che fanno il giro del mondo e parlano negli stadi se non sono capaci di amare e di irradiare il Vangelo. L'amore di Dio necessita assolutamente di un'attuazione pratica. Quando si ama, si deve in un certo modo servire. Io ho cominciato a servire il Signore perché mi sono innamorata di Gesù e perché a mia volta mi sono sentita immensamente amata da nostro Signore. La gratuità che insegna il sistema delle cellule, che insegna la Chiesa, che insegna Gesù, è quello di poter fare io qualcosa per te senza avere niente in cambio, ma solo per vederti felice e vedere i tuoi occhi che si stanno trasformando perché hai incontrato Gesù. Ich bin seit 9 Monaten in eine Zelle. Mi trovo da 9 mesi a capo di una cellula perché sono rimasta realmente colpita da questo metodo che tocca i cuori delle persone, così che riesco a trasmettere l'amore alle persone e a testimoniare la mia fede. Ogni settimana i membri delle cellule parrocchiali di evangelizzazione si ritrovano insieme. Per il loro incontro seguono un piano di riunione che comprende 7 momenti che li aiutano a pregare, a condividere e ad approfondire meglio la loro fede. Il pastore sa di che cibo hanno bisogno le pecore, sa le necessità delle pecore, le conosce, perché a me è concesso come pastore di conoscere ogni singola cellula. Le cellule parrocchiali di evangelizzazione si riuniscono di solito una volta alla settimana. Elisabetta e Andrea di Milano accolgono nella loro casa ogni martedì sera i 12 membri della loro cellula. Ci troviamo in genere con amici, amici, persone della stessa età e poi in effetti si diventa anche molto amici. E poi è bello perché anche nei momenti di difficoltà, di preoccupazione e diventa proprio un gruppo su cui si sa che ci si può contare, perché io so che se ho un problema e chiamo la mia leader o succede qualcosa lei manda sms a tutti una preghiera per Elisabetta perché in questo momento ha questa... È bello, è uno spirito diverso di unione, di fratellanza molto importante. Valentina è la leader di una cellula e guida i vari momenti di questo tempo di preghiera, di condivisione e di ascolto. È un momento per appunto per pregare, di solito si inizia lodando il Signore, poi ci sono diversi momenti, appunto il momento di lode, il momento di invocazione allo Spirito, la condivisione in cui è possibile esternare il proprio percorso di fede rispondendo, diciamo, di solito a 2 domande, cioè cosa ha fatto il Signore per me durante la settimana e cosa ho fatto io per il Signore. L'annuncio della parola di Dio che apre i cuori alla sua potenza salvifica è il contenuto centrale dell'insegnamento del parroco. Il prete prepara per iscritto un insegnamento e poi lo registra in formato audio e in tutte le cellule la voce del parroco risuona durante questi incontri. Generalmente ai membri della cellula viene consegnata una traccia dell'insegnamento con le citazioni bibliche ed alcune domande per facilitare sia il momento dell'ascolto sia il momento successivo dell'approfondimento. Dopo l'insegnamento c'è la preghiera ci sono gli avvisi quando per tenerci aggiornati sulla comunità e la preghiera di intercessione, cioè si prega per gli altri, per tutti quelli che ci hanno chiesto di pregare o che noi abbiamo nel cuore. Qualche volta ci può essere anche la preghiera di guarigione. E al termine della preghiera di cellula facciamo prima una preghiera mano nella mano in cerchio, recitiamo un Ave Maria tutti insieme, poi ci giriamo dall'altra parte con il segno di apertura verso il mondo, di evangelizzazione, cioè noi andiamo verso il mondo per portare la parola della salvezza che Gesù è risorto e recitiamo il Padre Nostro. Anche se la riunione della cellula avviene solo una volta a settimana, i membri rimangono profondamente uniti tra un incontro e l'altro. Il ruolo del leader è quello di preparare nella preghiera e poi di condurre
il momento dell'incontro di cellula, di guidare l'incontro di cellula. Non è solo questo. Il leader è colui anche che poi durante la settimana e in generale segue le persone della cellula, quelle che noi chiamiamo i cellulini. L'ambizione è di crescere e poi sarà anche quasi un dispiacere quando ci dovremo moltiplicare, perché in effetti si crea un legame molto forte e allora è bello evangelizzare, poi è duro anche separarsi dagli amici. L'incontro settimanale significa che poi ogni giorno io devo pensare all'incontro, e quindi all'incontro con Dio, al mio incontro con Gesù. E non solo, ma poi il dover testimoniare agli altri quello che ho nel cuore mi dà la possibilità di ripensare sempre alla mia vita. Le cellule parrocchiali di evangelizzazione non sono un movimento o qualcosa in più rispetto alle altre attività pastorali, ma sono una forte esperienza di comunione tra i membri della parrocchia. È in questa unità, costantemente alimentata dall'Eucaristia celebrata e adorata, che si fonda la dinamica missionaria delle cellule. Il parroco è il pastore del gregge. Il gregge lo raduna il singolo cristiano che incontra te, incontra lui, lo porta in cellula e quello diventa il gregge del pastore. Faccio il parroco da 10 anni nel sud della Francia e cercavo un metodo per raggiungere le persone che non vengono in chiesa. Le cellule offrono alla comunità parrocchiale un'opportunità di uscire dalla gestione del quotidiano e di dare impulso alla parrocchia in quegli aspetti della vita ecclesiale che a volte rimangono un po' chiusi. Alla vita della parrocchia la... Contribuisce alla vita della parrocchia perché in quella cellula di evangelizzazione parrocchiale viene evangelizzato il cellulino, che viene poi invitato a partecipare a una pastorale sociale, alla pastorale che preferisce della Chiesa. Perciò viene incorporato nella Chiesa ed è di grande beneficio per la vita parrocchiale. All'Iglesia, per questo beneficia molto alla vita parrocchiale. 7 sono i fini che una cellula deve raggiungere per esprimere la sua maturità. Essi sono: crescere in intimità con il Signore, crescere nell'amore reciproco, condividere Gesù con gli altri, svolgere un ministero nel corpo mistico della Chiesa, dare e ricevere sostegno, addestrare nuovi leader, approfondire la propria identità di fede. È importante osservare che il legame con la parrocchia si attua tramite il servizio nei diversi ambiti dell'azione pastorale, evangelizzazione e catechesi, preghiera e liturgia, carità e scelta preferenziale degli ultimi. Il servizio è a 360 gradi, non si può dire questo è il servizio da qui a qui, è tutto, è sempre servizio, sempre, basta star vicino alle persone. Per coloro che non conoscono bene la Chiesa e vogliono riscoprire la vita sacramentale, le cellule parrocchiali di evangelizzazione sono un'opportunità. Le cellule accolgono le famiglie che chiedono il battesimo, i fidanzati che si preparano ai matrimoni e che sono al 90% lontani dalla Chiesa. E grazie alla trasversalità delle cellule seguono un magnifico percorso di fede, perché riscoprono la Chiesa e scoprono anche una fraternità in queste cellule che risulta loro più facile rispetto alla comunità parrocchiale. Le cellule sono aperte per loro natura, sono missionarie per loro natura. Una cellula è dinamica. Non può essere chiusa, non può essere sempre uguale a se stessa. Soprattutto una cellula non è selettiva, non è un momento elitario, al contrario. Le cellule sono l'apertura ed è proprio questo spirito di apertura che dalle cellule viene trasfuso in tutta la comunità parrocchiale. La visione di parrocchia che aveva Giovanni Paolo II, quando nella Christi Fidelis Laici diceva la parrocchia non è tanto una struttura, non è tanto un territorio, non è tanto un agglomerato. La parrocchia è il luogo dove i cristiani si trovano e celebrano l'Eucaristia. È uno stile di vita la parrocchia, che perciò non trova nella geograficità il suo limite e la sua consistenza.
ma invece trova nel fatto che tu sei assetato di Dio e qui trovi la bevanda che ti va bene, tu sei parrocchia. Le cellule evangelizzatrici sono nate a Seul, in Corea, per opera del pastore Paul Yonji Cho. Nel 1972 la sua chiesa contava 1500 cristiani. Nel 1998, attraverso il sistema delle cellule, ne contava circa 1 milione. Grazie a padre Michael Evers, il metodo passò in casa cattolica, nella parrocchia di San Boniface a Pembroke Pines, in Florida, dando gli stessi sorprendenti risultati. Io ho letto una rivista americana, New Covenant, che parlava di una parrocchia in fiamme, Parish on Fire. Ho letto questo articolo e mi sono detto, ma qua è una cosa completamente diversa da quello che sono abituato a vivere. Se lì è vero quello che viene detto, allora ci sono le parrocchie in fiamme, è possibile. Da questo è nato il desiderio di andare a Pembroke Pines per conoscere questa realtà. Nel 1987 questa esperienza è stata tramandata da Don Pigi a Milano, nella sua parrocchia di Sant'Eustorgio, che ne divenne un notevole centro propulsore, dapprima per l'Europa e dopo pochi anni per diversi paesi del mondo. All'inizio la cosa era molto discreta perché erano poche persone, però io ho sempre cercato di far sapere tutto quello che capitava in ordine alla evangelizzazione a tutti i fedeli. Non volevo che fosse una chiesuola nella chiesa. Dopo un anno, 2 anni di attività qui in parrocchia, con sorprese, su sorprese, gente che lontanissima che si è convertita, stavo vivendo l'esperienza degli Atti degli Apostoli. Veramente ogni giorno il Signore aggiungeva a quelli che credevano centinaia di persone. Era così. Oggi le cellule parrocchiali di evangelizzazione sono presenti in tutti i continenti, dalla Cina al Brasile, passando per il Burkina Faso. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. È sempre la risposta a questo grande mandato e la fraternità dei membri della cellula attraverso la preghiera e il servizio tra loro e per gli altri che restano al centro dello sforzo missionario. La fraternità in Gesù ci rende fratelli, a immagine dei primi apostoli. Le cellule si modellano veramente sulle comunità dei primi apostoli e dunque, come fratelli, abbiamo bisogno di conoscerci meglio, di condividere, di pregare insieme. Prima di lanciare il sistema delle cellule, la parrocchia è invitata a ravvivare la preghiera e a promuovere l'adorazione eucaristica continua, fino a diventare perpetua, come già avviene in molte parrocchie del mondo. L'adorazione eucaristica, infatti, deve rappresentare il cuore pulsante di ogni parrocchia tesa all'evangelizzazione. La preghiera non cessa mai, perché questo sistema di evangelizzazione comporta che durante tutto il processo di evangelizzazione continui la preghiera. È ciò che deve restare. Sempre. Nella mia vita è cambiato il modo di pregare. Ho capito come ho scoperto la dimensione della lode a Dio e da allora la mia vita è migliorata. Grazie allo Spirito Santo abbiamo scoperto i vantaggi dell'inginocchiarci davanti al Maestro, del metterci cuore a cuore, faccia a faccia, in adorazione, in silenzio, in preghiera, per lasciarci scaldare il cuore. E penso che la nuova evangelizzazione stia sperimentando attualmente uno sviluppo proprio a partire dalla docilità allo Spirito Santo. Ed è Lui a suscitare in noi delle risposte, a suscitare in noi la creatività e a donarci i mezzi. Allora, con l'evangelizzazione, si assiste alla nascita dell'adorazione, alla nascita di cappelle di adorazione, di persone che passano gratuitamente del tempo in silenzio davanti al Signore. Gratuitamente in silenzio davanti al Signore. Se l'adorazione eucaristica è fondamentale nel processo delle cellule parrocchiali di evangelizzazione, la preghiera personale nelle cellule per le intenzioni condivise è ugualmente importante. Uno quando ora por el oikos, che è il
Pregare per l'oikos, che è l'insieme di coloro con cui hai più cose in comune e che a volte hai portato nella cellula, è una retroazione che influisce su ciò che sei stato, che hai cambiato e che non devi più seguire nel dare questo annuncio autentico di Gesù. È molto importante per noi perché sappiamo che fa parte dell'evangelizzare la gente, del testimoniare la gloria e la bontà di Dio. E le preghiere sono anche di importanza cruciale per il nostro servizio e la nostra testimonianza. E senza la preghiera non riesci a fare nulla e non puoi essere un buon evangelizzatore se non sei vicino a Dio, se non ti sta a cuore l'intimità con Dio. Quando incominciamo a condividere la vita delle cellule, preghiamo. Chiediamo al Signore che ci illumini col suo Spirito e chiediamo di intercedere per i bisogni di tutti, come ha fatto Gesù per tutta la sua vita. Dobbiamo anche condividere che cosa possiamo fare noi per Gesù. In che modo possiamo aiutare. E dopo segue la preghiera di intercessione e anche la preghiera di guarigione, con la quale invochiamo l'intercessione per la salute o per il lavoro del fratello che ha problemi e non va d'accordo con il suo capo. Questi sono alcuni dei modi attraverso cui ci aiutiamo nelle cellule. Probabilmente tiene problemas con su jefe y no se lleva bien. Esas son maneras como nos podemos ayudar en las células. Diventando attrice dell'evangelizzazione, mi sono resa conto che la prima da evangelizzare ero proprio io. Non si abbandonano le pecore laddove si sono smarrite, ma si danno loro alcuni consigli su come districarsi. Si fa come fece Gesù, le si prende sulle spalle, le si riporta in parrocchia, nella comunità. Molto spesso la pastorale si è ridotta a intrattenere le persone. Ci si è abituati inoltre ad avere delle comunità dove diminuiscono sempre di più le persone. Allora organizziamo una nostra pastorale per coloro che sono lì e che sono la minoranza. In certi casi non sono neanche il 3, il 5 o il 10%. Mentre l'evangelizzazione ci invita ad andare verso tutti gli altri. Allora, quando si entra in questa cultura della nuova evangelizzazione, è questa apertura agli altri l'aspetto più importante. E così possiamo parlare dei vantaggi dell'evangelizzazione, dei contributi alle altre esperienze di evangelizzazione, per le cellule, per altre iniziative. Il processo di evangelizzazione nasce dalla preghiera, si fonda sulla preghiera, perché l'evangelizzazione è opera di Dio, non è opera degli uomini. E allora noi siamo invitati a pregare per chi? Per il nostro oikos. Tutte alimentate dalla preghiera, 6 sono le tappe successive con le quali si accompagna il fratello o la sorella da evangelizzare, ad affidare la propria vita a Gesù. Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno. E allora il fratello che riceve questa tua condivisione avrà sicuramente delle domande da farti. Passiamo alla fase, alla tappa della spiegazione. Lui ti farà delle domande, ti farà dei perché e tu cercherai di rispondere per come sei capace. Certamente noi non siamo teologi, non siamo maestri, non siamo preparati, però abbiamo incontrato il Signore e allora da questo incontro grande possiamo dare la risposta alle sue domande. E noi sappiamo che la risposta unica è Gesù. Tutte alimentate dalla preghiera, 6 sono le tappe successive con le quali si accompagna il fratello o la sorella da evangelizzare, ad affidare la propria vita a Gesù. Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno. La persona che è già stata evangelizzata dedica con amore il suo tempo. Convertiti al fratello, amalo nel nome di Gesù. Compi verso di lui tutto ciò che Gesù stesso farebbe. Che egli veda e si stupisca di come tu ti senti coinvolto nei suoi confronti. Cerca la piaga e leniscila, cerca la ferita del tuo fratello ed abbi cura di lui. Condividi quel poco di Gesù che hai incontrato.
Pertanto, attraverso la preghiera, il servizio, la condivisione, la spiegazione e l'affidamento, il fratello viene invitato ad entrare nella cellula e poi nella più grande comunità della parrocchia. Una delle caratteristiche fondamentali è che colui che viene evangelizzato diventi evangelizzatore. Allora è davvero una bomba atomica in cui questo amore che viene scoperto viene donato e altre bombe partono e l'amore si contagia e il processo di evangelizzazione cresce in modo molto rapido. Attori della evangelizzazione, noi non lo siamo. Noi siamo strumenti di evangelizzazione. Prestiamo la nostra bocca, la nostra fantasia, le nostre capacità mentali, le nostre capacità di cuore. Ma l'attore dell'evangelizzazione è lo Spirito Santo, che si serve dell'uomo, perché Dio ha sempre bisogno dell'uomo. La Chiesa l'ha fatto suo, l'ha accettato, l'ha promosso, l'ha benedetto e lo suggerisce a tutte le parrocchie. Il sistema delle cellule parrocchiali di evangelizzazione può essere messo in atto molto facilmente. Per aiutare i parroci che vogliono impiantare nelle loro parrocchie questo metodo di evangelizzazione, per formare i futuri responsabili delle cellule parrocchiali e per avviare la struttura organizzativa, esiste un organismo internazionale di servizio. Ci sono due livelli di gerarchia nelle cellule, c'è il parroco e il vescovo. Mentre le cellule non sono un movimento, quanto più precisamente un organismo di sostegno, di promozione, di servizio, di formazione che è al servizio dei parroci che hanno lanciato le cellule. Ogni anno nella parrocchia di Sant'Eustorgio a Milano si tiene un seminario internazionale per diffondere questo sistema e per migliorare la formazione e la comunicazione. È la prima volta che partecipo al seminario internazionale. Mi si potrebbe chiedere che cosa sei venuto a fare. Ebbene, sono venuto a riscaldarmi il cuore accanto ad altri uomini e donne laici, persone consacrate, ad altri diaconi, sacerdoti e vescovi che come me vedono in che modo lo Spirito Santo agisce nella Chiesa odierna, portando cioè un soffio di rinnovamento. E questo mi ha fatto un bene enorme. Sono venuto a ricaricare le mie pile a Milano ed anche per sostenere meglio quelle che sono le nostre attività a livello di cellule parrocchiali. Questo sistema è stato riconosciuto dal Pontificio Consiglio per i Laici. Il 2 aprile 2009 è stato approvato lo Statuto dell'Organismo Internazionale di Servizio delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione. E il 29 maggio 2009 a Roma è stato consegnato a Don Pigi il decreto di riconoscimento. Per me il riconoscimento pontificio è come una fermata. Mi fermo e la Chiesa, per così dire, accoglie il carisma o la via, il metodo, il modo di evangelizzare. È un momento di riflessione e per me anche di accettazione. Cioè la Chiesa accetta questo come una strada buona, giusta, percorribile e dà anche un nuovo slancio a un movimento o a una iniziativa di intensificare questa strada intrapresa. Questa approvazione da parte del Consiglio per i Laici, il Pontificio Consiglio per i Laici, fa capire che la cosa non è mia, è della Chiesa e che la Chiesa la fa sua e la propone, e questo spiana tante strade anche di vescovi, anche di parroci, e c'è a sperare che questo possa portare questi frutti. Le cellule non possono essere pensate dal parroco come la sola attività della parrocchia. Egli infatti, se vuole evangelizzare veramente la sua parrocchia, deve mettere in pratica questo metodo, che è di importanza centrale e allo stesso tempo aggiungere a questa problematica dell'evangelizzazione altri tipi di azione. Ed è evidente che egli stesso deve impegnarsi in prima persona nell'evangelizzazione. La Chiesa esiste per evangelizzare. Questa frase così forte di Paolo VI
ripresa poi da Giovanni Paolo II, questa Chiesa chiarisce tutto. Se la Chiesa evangelizza, è Chiesa. Se non evangelizza, non è Chiesa. Quando si va in Chiesa, spesso non si conosce che la nuca del proprio vicino. E allora, attraverso le cellule, ci si ritrova attorno a un tavolo per conoscere le persone che ci circondano e che frequentano la Chiesa. A me la cellula ha cambiato la vita. L'ha cambiata perché sono cresciuta, ho imparato a pregare, ho incontrato persone che mi hanno aiutato, che mi sostengono, che mi stanno facendo sperimentare cos'è l'amore di Dio. È un'esperienza unica. La consiglio a tutti, è difficile descrivere veramente che cosa sia, bisogna viverla, bisogna provarla, per cui il mio invito è quello di cercare di sperimentare che cosa sia, cercare di realizzarla, perché è una crescita con il Signore, una crescita di consapevolezza nell'essere figli di Dio.